prevede che se non dovesse uscire un numero tra quelli venduti, il quadro si intende che il restante dei numeri li abbia comprati il signor Perich. Oggi sono contento di salutare Bruno. Credo che qualcosa ci accomuni, qualcosa, senz'altro, la strada. Bruno la dipinge, io la scrivo. Sono dei quei luoghi che tu guardi senza vedere o che ascolti senza sentire. Abbiamo una società che ci vuole tutti abbronzati, tutti ben eleganti, soprattutto primi, e che non ci concede sicuramente la possibilità della sconfitta. Oggi i nostri figli trattano la sconfitta come un dramma e forse non siamo stati dei buoni maestri se questo avviene. I pittori come Perich ce ne sono tanti nel mondo e sono una cosa straordinaria, perché ci riportano a pensare in termini corretti al rapporto con l'arte, al rapporto con la vita. Queste persone che hanno sempre vissuto tra bohème ed emarginazione, ma forse è la stessa cosa, perché la bohème parisina non era mica diversa, sapete cosa pensate che era diversa? E d'altro canto oggi, se uno vuole investire per esempio 1 milione di euro sui quadri di Perich, state sicuri che li troveremo i prossimi 20 anni al Metropolitan. Poiché i valori non ci sono, i termini di confronto non esistono più, tutto è lecito, io dico che è lecito anche questo.